Quest'anno intendiamo proporre ai cittadini aretini proprio perché lo possano, come dire, visitare, ma lo possano proprio fruire da un punto di vista ambientale, perché, come dire, è una sommità collinare che si apre sulla nostra città, dalla quale si vede un panorama stupendo, ma anche che ne possano comprendere quello che è il valore storico, archeologico. È vero che non si vede, si intuisce, ma, come dire, noi siamo lì anche per questo, anche per illustrare, al di là del fatto che naturalmente ci sono dei documenti, quindi delle fotografie fatte a suo tempo nella nostra sede, ovvero la chiesina, che oggi, come dire, è una chiesina sconsacrata, come sappiamo, e è la nostra sede, e lì dentro ci sono tutti i pannelli che in qualche modo mostrano quella che è la ricchezza da un punto di vista, diciamo, archeologico, storico, che è una delle memorie della nostra città, che si trova sotto, diciamo, in quel sito. Il nostro interesse è, come dire, in qualche modo fare sì che i cittadini aretini possano venire in quel luogo, lo possano frequentare, lo possano conoscere, e noi gli offriamo anche quest'anno una serie di eventi che vanno, diciamo, dall'etica, vanno dalla musica giovanile, vanno dal teatro, vanno dalle memorie dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, anche all'astronomia, al vedere, come dire, Saturno con, nella notte, magari speriamo stellata, e poter far, come dire, godere ai nostri concittadini la bellezza del luogo insieme ad alcuni eventi che naturalmente sono aperti a tutti e gratuiti, assolutamente gratuiti. Il primo appuntamento è proprio il 30 di giugno, e invitiamo tutti a venire perché sarà veramente, penso, un evento straordinario. E fatto, diciamo, con professori di filosofia, professor Zacchini, professore di filosofia all'Università di Siena, con l'Orchestra Giovanile di Arezzo diretta dal maestro Roberto Pasquini. Poi ci saranno alcuni giovani che leggeranno dei brani scelti, quindi tutto questo sarà inframmezzato. La cosa sarà, siccome abbiamo già fatto qualcosa di simile in passato, veramente molto molto piacevole. Il livello della qualità proposta è veramente molto elevato, e quindi invitiamo tutti i cittadini a venire, come ripeto, gratuitamente. Il futuro di Castelsecco potrebbe esserci proprio l'UNESCO? Potrebbe esserci, naturalmente ci dobbiamo lavorare, questo, diciamo, è un compito che sì, in qualche modo spetta anche l'associazione, ma noi, insomma, siamo, come dire, un soggetto minore, se vogliamo, in un percorso di questo tipo. Naturalmente dovremo attivare altre risorse, quindi l'amministrazione comunale, la sovrintendenza, ma bisogna essere anche chiari che ci vuole un passaggio anche in regione. Io avrò un incontro con l'assessore alla cultura della regione Toscana il prossimo 5 di luglio, proprio, diciamo, per iniziare un percorso che ci possa in qualche modo inserire in un circuito internazionale e poter magari fare in modo che ci possa far giungere anche quelle che sono le risorse necessarie, appunto, come diciamo, alla revalorizzazione di questo sito.